Perciò, per far cessare tale diceria, Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a pene raffinatissime coloro che la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava cristiani. Origine di questo nome era Cristo, il quale sotto l'impero di Tiberio era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato. E momentaneamente sopita questa esiziale superstizione, di nuovo si diffondeva non solo per la Giudea, focolare di quel mondo, ma anche a Roma, dove da ogni parte confluisce e viene tenuto in onore tutto ciò che vi è di turpe e di vergognoso. Perciò, da principio vennero arrestati coloro che confessavano. Quindi, dietro denuncia di questi, fu condannata un'ingente moltitudine, non tanto per l'accusa dell'incendio, quanto per odio del genere umano. Inoltre, a quelli che andavano a morire, si aggiungevano beffe. Coperti di pelli ferine, perivano dilaniati dai cani, o venivano crocifissi, oppure arsi vivi in guisa di torce, per servire da illuminazione notturna al calar della notte. Nerone aveva offerto i suoi giardini e celebrava giochi circensi, mescolato alla plebe in veste d'auriga o ritto sul cocchio. Perciò, benché si trattasse di rei meritevoli di pene severissime, nasceva un senso di pietà, in quanto venivano uccisi non per un bene comune, ma per la ferocia di un solo uomo. Thank you.
tutto nuovo.